La notizia che ho letto mi ha lasciato veramente sconcertato a bocca aperta, eppure non è un giorno che seguo il calcio, eh. però a memoria mia io una, situazione, una cosa del genere così imbarazzante non me la ricordo. Perché? Perché il difensore, mi sembra sia un esterno destro, Kingsley 2. dopo aver accettato evidentemente insomma, la proposta economica che tra l'altro andava a migliorare di molto quella attuale sua in Olanda, tra l'altro sta in una squadra de merda, se può dire, insomma non, non mi ricordo neanche il nome, Svolle, non mi ricordo, insomma non sta in una delle prime squadre dei vertici in Olanda, quindi veniva qui, insomma, nel, nel grande palcoscenico rispetto al campione olandese, il campione italiano è un grande palcoscenico e aveva l'opportunità di mettersi in evidenza, per cui accettando la proposta economica è venuto qui, ha fatto le visite mediche, le ha superate nel momento di firmare il contratto che fa, ci ripensa, mi pare che nemmeno si è presentato, Adducendo motivazioni che Dio non vuole. Dio! Ma perché? Innanzitutto, Kingsley, spiegaci come fai tu a parlare con Dio, perché insomma io sono anni che cerco di parlarci, ma proprio non Non ho mai avuto risposta, forse avrà avuto disegnare, non me ne sono accorto io, non lo so, comunque io non riesco a parlare con Dio, se mi fai sapere che applicazione usi <ride> allora uno magari se ne stalla e cerco anch'io di mettermi in contatto ma comunque Dio non ha voluto e per cui lui ritorna lì nel suo paesino in Olanda dove cazzo stava a guadagnare due spicci probabilmente non lo so senti ma che Dio ma parliamo se è chiaro forse ti è stato il cazzo preziosi si è presentato male ti ha detto qualcosa fuori posto Preziosi, poi se lo guardi bene con quelle sopracciglia un po' così, sempre rosso, panazzo, in faccia, potrebbe anche sembrare il diavolo. E quindi tu dici: Io sono molto credente, quello pare il diavolo, moglie dico che ho parlato con Dio e non ce vado nel 2019. Cioè, non, io capisco, voi magari siete fedeli, credete, per carità, io non ve voglio. Eh. credeteci, per carità, eh. credete in qualcosa di importante, ma non mi dite che parlate con Dio, che Dio vi di no avrei ricevuto un'altra soffiata, un'altra offerta e mo fra una settimana starei dall'altra parte oddio, dai che cazzo